Amici di Caligati TV Channel, mi trovo a Corsico e questo è il Vivipet. Teso nella rete senza più speranza, ingabbiato e poi gettato, trovarsi in abbondanza. Domani ci mandiamo tutti a Uomini e Donne. Non sei più lo stesso. Mi trovo con Anna Corbani, ideatrice del Vivipet 2010. Sì. Buonasera a tutti. Sono presidente dell'associazione Tom e Jerry, mi occupo di animali da tanti anni e ho pensato che fosse arrivato il momento di iniziare a parlare di un tema che non è semplice da diffondere, ma che è arrivato il momento di presentare all'opinione pubblica, che quindi è l'occasione per parlare della vivisezione, ma in un modo anche più semplice per la persona comune e per iniziare a dire che a far conoscere i metodi alternativi. Non posso più toccarti, non posso più chiamarti, ma dai, non posso più sentirti, non posso più. Sicuramente sta cambiando mediaticamente nelle televisioni, nei giornali, non parliamo in internet che è decisamente un canale di comunicazione a nostro favore. Sta cambiando la società, sta cambiando un po' anche la comunità scientifica. Purtroppo i politici sono gli ultimi ad arrivare, perché hanno recentemente approvato una direttiva a livello europeo che non va assolutamente nella direzione giusta. Si può essere fashion e glamour anche senza usare le pelli vere, e borse vere, scarpe vere, cinture vere, ma ci sono tutti i materiali ecologici, quindi usiamo materiali alternativi. Grazie. L'amore per gli animali non finisce mai, non finisce mai. Io quando arrivo a casa stanco dalla giornata di lavoro e trovo il mio cucciolo che mi guarda proprio tutto contento, già col codino che si muove, dico ok, sono pronto. Ok, dai, cosa c'è da fare? Mi butto per terra, giochiamo? Vabbè, giochiamo. Ciao. Grazie, quindi alla rubrica Qua la Zampa, Giorgio e Stefano, un sincero ringraziamento per lo spazio che dedicate ai nostri piccoli amici. E grazie per l'energia che mettete in questa cosa. Insomma, al Vivipet finalmente ci siamo presentati, dopo le mail e poi ci siamo... Finalmente sono qui in presenza di Edgar Meyer. Ciao Marco, facciamo la cosa che ci diamo la mano. Sì, dai. Roba ufficiale. Ecco, oh, finalmente. È vero, ragazzi, ci siamo sentiti via mail, però non ci incontravamo mai. Finalmente siamo qua, anche perché, vabbè, è giusto che ci si incontri qui, perché Vivipet è decisamente un appuntamento importante. Quindi c'è tutto il mondo degli animali riunito qua oggi a Corsico, non potevamo non incontrare. Assolutamente, stavamo parlando a telecamere spente dei prossimi appuntamenti. Domenica 17 a Carugate è il terzo raduno Codini Felici o Codini Allegri. È una sfilata cani fantasia, tu le conosci benissimo perché sei stato anche giurato, sei andato a seguire alcune di queste iniziative. Funzionano sempre, la gente si diverte tantissimo, i proprietari di animali si divertono e i cani si divertono. Quindi noi abbiamo questo appuntamento a Carugate per il terzo anno di fila. Ne abbiamo appena fatto uno a Milano che è il 20° anno, però a Carugate è soltanto il terzo. E quindi è una sfilata di cani fantasia e cani simpatia. Io ho proprio notato, ed è vero, che ultimamente ci sono tantissime manifestazioni in Lombardia, ma noi siamo andati a Pescara. Cioè, veramente ce ne sono tante iniziative sugli animali, sui quattro zampe. Beh, è vero, anche perché sono cittadini a tutti gli effetti dei nostri comuni, delle nostre città, no? Gli animali e i cani in particolare. E da cittadini, come tutti i cittadini, hanno doveri, ovviamente, ma anche diritti. E sono soprattutto le associazioni che organizzano queste iniziative, anche per fare un po' di raccolta fondi. Sono sempre di più gli animali, appunto, nelle città, nei comuni italiani. Adesso credo che i cani siano arrivati a 7,5 milioni, i gatti 8 milioni, per cui insomma sono tanti, ci fanno compagnia e appunto sono cittadini a tutti gli effetti. Senti, il 17 purtroppo io non ci sarò perché, beh, è anche una fortuna, presenterò le Olimpiadi a Lignano Sabbiadoro Dog Olympic 2010 ed è una cosa, io sono veramente molto onorato, però io voglio sapere cosa succederà il 17, quindi tienici informati. Molto volentieri, io
Ti manderò il comunicato stampa. Assolutamente sì. Che se hai voglia lo metti. Ti faccio già l'articolo, così meno lo leggiamo. Lo facciamo leggere ai nostri amici di Cani e Gatti TV Channel. Ti ringrazio. E poi magari così finalmente ci rivediamo. Ti dirò anche come è andata a finire, chi ha vinto appunto questi premi qui. Ci divertiamo come ti divertirai tu lì. Voglio dirvi that fighting animal cruelty che combattere contro le crudeltà contro gli animali is terribly important è estremamente importante for the soul of a country per l'anima di una nazione. You have a right to have your voice heard. Avete il diritto di far ascoltare la vostra voce a riguardo. And to say that to become educated you don't have to cut up animals. E potete affermare a gran voce che per andare avanti nell'istruzione non siamo obbligati a sezionare animali, uccidere animali. Thank you very much. Grazie, grazie mille. Christ for his love, the love that is lost that withered too soon. Sono Claudia Ciotti, sono responsabile dell'ufficio diritti animali della provincia di Milano, ufficio che purtroppo è rimasto chiuso per quasi un anno con il cambio di amministrazione per mancanza di fondi, ma questo non ci ha fermato e non ci manca l'entusiasmo, non ci manca la volontà e soprattutto l'attenzione. L'attenzione per soddisfare quelle che sono delle necessità e dei bisogni, in questo caso per progetti estremamente mirati. Ho visto tante iniziative, però questa è davvero innovativa, è un'iniziativa che credo abbia lanciato una nuova sfida e nuovi stimoli, cioè riuscire a parlare di temi importanti, temi anche molto delicati come la vivisezione, però riuscendo ad alleggerirli con momenti anche di divertimento, momenti aggregativi, momenti in cui stare tutti insieme. Visto che stare insieme è la cosa più importante quando si parla anche di animali, quando si parla di raggiungere alcuni obiettivi importanti che tutti noi abbiamo istituzionali, credo che la manifestazione sia ottimamente riuscita. Molto felice ed onorata di essere qua questa sera, porto il saluto della sindaca Maria Ferrucci e di tutta l'amministrazione. Salutiamo. E siamo onorati di aver ospitato questa manifestazione importante, questa 3 giorni dedicata agli animali. Morini, sappiamo, si è riusciti a chiuderlo, a farlo chiudere grazie ad una azione importante, coordinata tra istituzioni e volontariato e stampa. E Green Hill, perché noi dobbiamo capire bene che ruolo può avere il nostro paese nello spingere affinché questi luoghi di distruzione e di morte quantomeno non abbiano cittadinanza e diritto di essere operativi commercialmente sul nostro paese. È partita una lettera dal Ministero in questi giorni, firmata dal sottosegretario alla Salute, che è la delega alla medicina veterinaria, diretta all'assessore alla Regione Lombardia, Luciano Bresciani, assessore alla sanità, affinché la regione imponga a Green Hill di rispettare i parametri e i canoni che sono dovuti nel rispetto della legislazione regionale. Quindi un canile, un allevamento può avere 200 cani, non 2500. Un allevamento di Beagle deve rispettare i parametri e i requisiti di un allevamento come tutti gli allevamenti sul suolo lombardo. E da Corsico, dal Vivipet è tutto e ci vediamo alla prossima puntata.